Ciao Eros, allora dato che siamo appunto sul sito e sui social di RTL, volevo chiederti intanto, visto che appunto il nuovo album che uscirà il 23 novembre, Vita ce n'è, l'hai annunciato proprio con una diretta Facebook, insomma tutto il mondo, quindi volevo chiederti un po' com'è il tuo rapporto con i social anche nell'annunciare un disco per esempio. L'ho annunciato con le coordinate, beh, bisogna essere giovani, bisogna ringiovanirsi un po', perché ormai la tecnologia ha preso piede dappertutto, per cui non si può non essere social. Bisogna usarlo bene, molte volte usato per cazzeggiare, e questo non fa bene all'essere umano, però l'importante è avere la testa per usarlo bene. Mi è piaciuto anche il fatto che Vita ce n'è, sia la canzone sia in generale tutto l'album, ha un messaggio molto positivo, no? Magari in un'epoca, ti chiedo appunto se magari è un'epoca invece un po' pessimista a volte, in cui proprio anche sui social magari la gente, per esempio il fenomeno degli haters, no? Cioè scatena un po' magari un odio senza motivo, invece mi sembra che il tuo album abbia un bel messaggio positivo. Hai fatto una domanda che si risponde da sola. No, io ho sempre voluto comunque comunicare positività. Se poi il momento è anche particolare, anche difficile, c'è questo odio che tu da giovane ragazzo noti, questo malumore diciamo abbastanza sparso, dare un messaggio positivo penso che sia la cosa migliore, più che fomentarlo magari anche con delle canzoni dove sei ancora più incazzato e poi alla fine non sei quella realtà, ma sei un'altra. Basta essere veri, basta dare messaggi positivi, anche se quello che vivi intorno alla fine è pesante, no? Non bisogna appesantirlo anche con le canzoni. La musica deve unire, deve migliorarsi, deve migliorare le persone più che incattivire. Invece non so se vuoi dire qualcosa sul tuo ermano portoricano Luis Fonsi, perché ho visto che appunto sempre sui social l'hai diciamo annunciato così, perché c'è un featuring con lui, quindi appunto tu che di hit te ne intendi, e come insomma hai scelto uno che appunto con Despacito ha avuto insomma un grandissimo successo, com'è stata questa collaborazione? La collaborazione è nata da un WhatsApp, l'avevo conosciuto qualche anno prima in una manifestazione, naturalmente lui mi conosceva, ci siamo poi conosciuti stringendoci la mano. Quando l'ho coinvolto in questa canzone gli è piaciuto subito il progetto e ha registrato naturalmente a casa sua, perché era in giro per il mondo, poi ci siamo visti per il video. È un professionista serio, si merita sicuramente il successo che ha e probabilmente sarà una canzone da ballare, da cantare, spero. E in tema di girare il mondo, appunto, visto che il tuo tour che partirà da febbraio ti porterà ovunque come sempre, quindi Europa, poi Italia, poi ancora Europa, poi Nord America, Sud America, ovunque, e infatti volevo chiederti intanto come ci si prepara a un tour del genere, perché deve essere chiaramente anche ovviamente bello ma anche insomma faticoso, e come sono i vari pubblici, tu che vedi comunque appunto così tanti posti nel mondo, come cambiano magari i tuoi fan in giro per il mondo? Ah, il tour è pesantissimo. Non è per niente una passeggiata come tanti possono pensare. È faticoso, ma la musica ti dà quella, l'arte ti dà quella spinta, quella scintilla che altre cose non ti danno. Per cui ho visto carriere decennali, diciamo. Non ultimo il povero Aznavour, che è mancato da poco, ma fino a 93 anni era sul palco, per cui sicuramente la musica ti dà quella spinta. Guarda, in Italia, in Spagna c'è molto calore, per cui la gente è in fermento già da prima del concerto.
mentre in altri paesi tipo la Svizzera, l'Austria, sono molto più, come si può dire, attenti. Per esempio l'Olanda, dove faccio lo Ziggo Dome, che è un posto meraviglioso, c'è un mare di gente, sembra non ci sia nessuno, ma nel momento in cui deve partire l'applauso e lo scatenamento, sono ancora peggio di tutto, ma in positivo però, di 100.000 persone che si c'è. Ogni posto ha il suo pubblico e ogni pubblico va rispettato comunque, ma è tutto bello quando è pieno. Ti voglio parlare dell'avvento di Ronaldo in Italia, che ha dato lustro a tutto il campionato, a tutto il calcio, e anche stimola ad altre squadre a migliorarsi, per cui sicuramente è costato tanto, ma ne ha guadagnato sia la società Juventus sia tutto il resto. A vincere la Champions io direi di parlarne più in là, perché porta sfiga a parlare adesso. Ci proveremo fino alla fine. Alla faccia dei gufi.